Ciao, benvenuti nel mio canale, io sono Grazia. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, grazie a votazione, per sostenermi. Oggi realizzeremo questo bracciale. Per realizzare questo bracciale vi serve del filato da 1 mm, del filato da 0,7 mm, delle perline 0,8 mm. Un uncinetto 1,50, 1,40, scusate. Per la chiusura io ho adoperato un moschettone e due anellini. Una pinza e una forbice. Iniziamo a realizzare il nostro progetto. Innanzitutto bisogna eseguire una spighetta rumena, che trovate il tutorial, vi lascio il link sotto al video. Quando abbiamo realizzato la nostra spighetta rumena, andiamo a chiudere la nostra spighetta rumena. Così aperta, entriamo con l'uncinetto da questo lato in questo modo. Prendiamo il filo, entriamo in tutti e tre e abbiamo chiuso. Ora dobbiamo entrare in tutti questi modulini, questi qua. Per Ci troviamo in questa posizione, entriamo con l'uncinetto qui, prendiamo il filo ed eseguiamo un punto basso. Entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo ed eseguiamo un punto basso. Entriamo in questo punto ed eseguiamo un punto basso. Continuiamo entrando in questi punti ed eseguiamo un punto basso. Dobbiamo eseguire un punto basso fino ad arrivare in fondo al giro. Siamo arrivati in fondo del nostro giro. Ora dobbiamo andare a fare lo stesso giro anche da questo lato, quindi entriamo con l'uncinetto, questa è la punta, entriamo con l'uncinetto qui, prendiamo il filo ed eseguiamo un punto basso. Entriamo con l'uncinetto sulla punta, eseguiamo un punto basso. Entriamo con l'uncinetto da questo lato sulla punta, eseguiamo un punto basso e ci ritroviamo da questo lato. Entriamo nel primo punto, eseguiamo un punto basso, entriamo nell'altro punto,
eseguiamo un punto basso, e continuiamo entrando in questi punti ed eseguendo per ogni punto un punto basso. Dobbiamo continuare in questo modo, eseguendo per ogni punto un punto basso fino ad arrivare in fondo al bracciale. Siamo arrivati in fondo dal giro, questo è il rovescio e questo è il dritto. Ora andiamo a rifinire l'angolo. Entriamo, prendiamo il filo, eseguiamo un punto basso. Entriamo sull'angolo, eseguiamo un punto basso, terminiamo il nostro angolo entrando da questo punto ed eseguiamo un punto bassissimo. Entriamo nell'altro punto ed eseguiamo un punto bassissimo. Abbiamo così terminato. Chiudiamo. Entriamo in questo punto e chiudiamo con un punto bassissimo. Abbiamo così terminato il nostro giro. Ora dobbiamo andare a chiuderlo. Questa è la parte rovescia, questa è la parte dritta. Quindi noi andiamo a chiudere il nostro progetto, inserite un goccino di colla qui. E chiudete in questo modo. E broccare il filo. Tagliamo il filo che avanza. Adesso dobbiamo andare ad eseguire il contorno. Nella parte dritta prendiamo il nostro filo, portiamo un po' di perline all'inizio. Entriamo in questi due punti. Scusate, dobbiamo fare la parte dal rovescio perché questo è il dritto e deve vedersi la bellezza. Al rovescio invece è in questo modo. Quindi dobbiamo iniziare dalla parte del rovescio. Entriamo nei due punti, prendiamo il filo e lo blocchiamo.
Entriamo di nuovo nello stesso punto, prendiamo sei perline, 4, 5, 6, le appoggiamo sotto, prendiamo il filo, entriamo nel nostro punto, entriamo nel punto e chiudiamo con una maglia bassissima. Entriamo nel punto successivo in questo modo. Prendiamo 6 perline. Due, quattro, sei. Lo mettiamo sotto, prendiamo il nostro filo in questo modo, con questo dito teniamo fermo le perline, andiamo, entriamo nel punto, entriamo nel punto e chiudiamo con un punto bassissimo. Proseguiamo, entriamo nel punto successivo, prendiamo le nostre 6 perline. Sei. Lo mettiamo sotto, entriamo, prendiamo in questo modo. Teniamo fermo con questo dito le perline, entriamo nel punto, entriamo. Chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo con l'uncinetto nel punto successivo. Prendiamo 6 perline. Con questo dito teniamo fermo le perline, entriamo con l'uncinetto dentro nel punto e entriamo. Chiudiamo con un punto bassissimo, entriamo nel punto successivo, prendiamo 6 perline. Le mettiamo sotto, teniamo fermo le perline con questo dito, entriamo, chiudiamo con un punto bassissimo, entriamo nel punto successivo, nella catenella successiva. Prendiamo 6 perline. Teniamo fermo con questo dito le perline, entriamo nel nostro punto, entriamo, chiudiamo con un punto bassissimo, entriamo nel punto successivo. Prendiamo 6 perline. Con questo dito teniamo fermo le perline, entriamo, chiudiamo con un punto bassissimo, entriamo nel punto successivo, prendiamo le nostre perline, 6, ne prendiamo 6, lo mettiamo in questo modo, teniamo fermo con questo dito, entriamo nel punto chiudendolo con un punto bassissimo. Dobbiamo continuare in questo modo. Come potete vedere, si sta formando questa lavorazione. Entriamo nel punto successivo, prendiamo 6 perline. Teniamo fermo, entriamo, chiudiamo con un punto bassissimo.
Continuiamo in questo modo fino ad arrivare in fondo. Abbiamo fatto il nostro giro, siamo arrivati in fondo, ora dobbiamo fare la punta. Entriamo. Stando facendo attenzione ai due punti, prendiamo le nostre 6 perline. Entriamo con l'uncinetto, entriamo nel nostro filo, eseguiamo punto basso. Ora dobbiamo fare la stessa cosa da questo lato. Entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo ed eseguiamo punto basso. E siamo a metà della punta. Entriamo con l'uncinetto. Prendiamo il filo ed eseguiamo punto basso. Ora ci troviamo da questo lato. Entriamo nel nostro punto, prendiamo i nostri 6 cristalli, scusate, 6 perline. Teniamo fermo le perline, entriamo nel punto, entriamo nel nostro punto, eseguiamo un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo. Prendiamo i nostri 6 cristalli, 6 perline. Con questo dito teniamo fermo le nostre perline, entriamo nel nostro punto e lo chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo, prendiamo i nostri 6 cristalli, 6 perline ed aga con questi 6 cristalli. Entriamo con l'uncinetto, usciamo, entriamo nel punto ed eseguiamo, chiudiamo il punto con un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo, prendiamo 6 perline. Entriamo nel punto, chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nel punto con l'uncinetto, nel punto successivo prendiamo 6 perline. Entriamo nel punto, chiudiamo con un punto bassissimo. Dobbiamo continuare in questo modo fino ad arrivare in fondo. Abbiamo così terminato il nostro giro, il bracciale è finito. Ora andiamo ad inserire la nostra. Inseriamo l'anellino. E lo chiudiamo con la pinza. Dall'altro lato inseriamo l'anellino. Il nostro moschettone e chiudiamo con la pinza.
Il nostro bracciale è così terminato, questo bracciale di oggi che abbiamo realizzato. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!